Il mio disappunto è legato anche al fatto che per quanto riguarda la materia socioassistenziale abbiamo ricevuto una precisazione da parte della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, eccetera, eccetera, su sollecitazione del Sindaco Brollo, che tutta, proprio tutta l'attività socioassistenziale e non solo quella storicamente delegata all'azienda sanitaria, passerà alle competenze dell'UTI. Faccio solo alcuni esempi di quello che non è in delega che gestiamo attualmente all'ufficio assistenza. Contributi per gli affitti, contributi per le rette case di riposo, assistenza economica alle persone in difficoltà, concessione provvisoria di appartamenti di proprietà comunale, asilo nido, contributi ad associazioni di volontariato, carta famiglia, sostegno alla famiglia e anche tutte quelle convenzioni con istituti a scopo socio-educativo, ad esempio le convenzioni con Salesiani e Giannelline, non sarà nulla nelle nostre competenze. Verrà conseguentemente meno il ruolo e la competenza degli assessori al sociale, ma anche di altri assessorati, e verrà assorbita dall'UTI l'Assemblea dei Sindaci di ambito distrettuale, che da molti anni è l'organo di programmazione locale del sistema integrato delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla legge normativa statale e regionale, soprattutto l'articolo 10 della legge regionale 6 del 2006. Il tutto a decorrenza col 1 gennaio 2016. Senza un tempo di adeguamento che permetta gradualità ed aggiustamenti in corso, senza avere certezza che l'azienda sanitaria accetti di amplificare la delega, rilevando anche queste incombenze, azienda sanitaria che peraltro ha già le sue difficoltà di integrazione dopo l'ampliamento dei suoi confini geografici e la necessità di ripartire con un nuovo assetto, nuove esigenze, nuovo bilancio, nuove strategie, nuove difficoltà. Non vi è menzione nella legge, e quindi necessariamente nello statuto, di come il personale che oggi si occupa di assistenza nei comuni verrà incardinato. Nell'UTI, in pianta organica aggiuntiva, come personale che i comuni pagano per le funzioni sociali in delega all'azienda sanitaria, il tutto per il primo del gennaio prossimo,